Grazie. No, no, no. Benissimo. Va bene, Michele, domani dico punto questo. Ok, perfetto, grazie. Bene, dicevo, adeguamento dello Statuto Comunale del regolamento del Consiglio Comunale, istituzioni di cui la legge 215/2012 in tema di pari opportunità. Io sarò molto breve per un motivo molto semplice. Ho portato. E mi sento, rispetto a quello che ha detto, di dire solo una cosa, senza che da ciò, spero, vengano tratte delle considerazioni diverse da ciò che voglio dire. Quando il tentativo di Mussolini di dare alle donne una voce non fu una farsa, ma c'era la convinzione che le donne fossero la parte più importante della società, tant'è vero che tutte le riforme che in quel governo, durante quell'esperienza, sotto certi aspetti molto negativa, vennero fatte, tendevano a garantire la presenza e il ruolo delle donne nella società. Mi riferisco alla tutela sociale, mi riferisco anche alle riforme scolastiche, la riforma della scuola di Gentile venne fatta per garantire alla donna la partecipazione della stessa al lavoro, quindi come insegnante, ma che le garantisse anche la possibilità di governare la famiglia, quindi l'orario di lavoro strutturato in quattro ore giornaliere, a differenza delle 8 riservate agli uomini. Quindi un'attenzione che nel nostro paese. No, no, però comunque sia. Io sto scrivendo in maniera del tutto corretta e del tutto libera, come deve essere, il proprio pensiero, in maniera molto delicata, devo dire. Quindi, se poi ci sono consiglieri che per differenze di ideologiche o politiche possono sicuramente intervenire per replicare, però io prego di lasciare compiere il consigliere. Grazie. Quindi, questo per dire che la democrazia italiana, anche quando questa è stata messa in qualche maniera a dura prova, ha sviluppato quella sensibilità nei confronti del genere femminile che fa sì che la nostra nazione sia da sempre stata all'avanguardia su questi temi. Siccome è bello che fate facile ironia su temi che non sono poi le sensibilità politiche di ciascuno evidentemente ci distinguono e contraddistinguono, e questo è giusto che sia così. Per quanto riguarda l'evoluzione storica, quindi il diritto di voto attivo delle donne, io penso che il riconoscimento massimo, che poi purtroppo, come diceva il consigliere Fabio, ha dovuto essere specificato, l'abbiamo visto e trovato nella Costituzione. Nella Costituzione che all'articolo 3 della stessa recita che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Ne provo un po' di disappunto sul fatto che stavano prevedere delle quote. Le quote di solito vengono riservate a categorie svantaggiate. Categorie, io non penso che le donne rientrino tra le categorie svantaggiate, e penso che sia non solo una sconfitta per le donne questa legge, ma sia un atto anche di misogino da parte degli uomini. Perché misogino? Misogino, sì.
perché fare una legge, che di fatto relega e ghettizza le donne in quote, io penso che sia un fatto assolutamente non solo maschilista, ma anche misogino. Abbiamo dovuto, quindi, assecondando a una brutta legge, dico io, adeguare il regolamento comunale, lo dobbiamo fare, lo facciamo, però certamente io penso che non sia una pagina di cui andare fieri, assessore. Io sinceramente come assessore, se lei non ha neanche di capire il mio discorso, continuiamo. Mi sembra che abbia bisogno di questa legge per essere quindi allora ha ragione, il suo intervento mi ha confermato che c'è bisogno della legge per consentire che le donne siano lì, perché le donne devono conquistare i posti di rilievo, non perché hanno i capelli lunghi o altre qualità però devo conquistare con intelligenza, con quelle pari opportunità che le rendono pari rispetto a loro. E quindi il discorso che io facevo era un discorso che andava in favore delle donne. E se lei, ripeto, non ha avuto l'acutezza di capire questo, veramente mi preoccupa molto. Quindi, ripeto, votiamo questo regolamento per adempiere un dovere che ci impone la legge, ma che certifica una sconfitta e non solamente una conquista di una società che dovrebbe da sola trarre quegli anticorpi e quelle meccanismi che consentono a tutti, uomini, donne, bambini e anziani, di avere e godere gli stessi diritti. Grazie.